Lo sguardo disilluso su un paese in perenne crisi di identità e valori è quello dei Gadios, gruppo musicale barlettano al secondo lavoro dopo l'esordio con il primo singolo dal titolo Generazione. Trattandosi di uno sguardo inquieto e per certi aspetti rassegnato, non poteva che essere iride il titolo di questo singolo, che anticipa un concept di 4 CD con altrettante tracce musicali dal titolo Borderlandia. Un vero e proprio spettacolo teatrale, spiega Luca Raguseo, voce e frontman dei Gadios, oltre che mente pensante del gruppo. Sono suoi i testi dei brani di quest'ultimo lavoro. La società italiana l'abbiamo vista così, come una specie di spettacolo teatrale, ed è stato giusto che la band, avendo in produzione 16 brani, abbia avuto un po' l'idea di creare una specie di spettacolo in atti, che saranno 4 CD, 4 EP da 4 canzoni l'una, per un totale di 16 pezzi. Un percorso che racconta un po' la nostra sia indignazione, le nostre speranze che magari la società italiana possa cambiare. Come già accaduto per Generazione, anche Iride è accompagnato da un video realizzato a Barletta sotto la regia del margheritano Salvatore Lanotte. La fantasia e la realtà di fatto si fondono, perché se la storia è di pura immaginazione, le situazioni che si rincorrono potrebbero trovare conferma in tanti episodi di vita reale. È una sorta di inquietudine che abbiamo realizzato. Alla fine ci sentiamo davvero dei pesci fuor d'acqua ultimamente, e dato che comunque la musica rock è un inno alla ribellione, a esprimere la propria libertà, abbiamo pensato di fare questo singolo e di esprimere tutta la nostra rabbia, che col tempo un po' si è svanita, ed è quello appunto di indignarci davanti ai giochi di potere che non fanno altro che creare una guerra tra poveri. Lavoro autoprodotto e distribuito dalla Self di Milano, è stato registrato nello studio Golem di Capurso, con Luca Raguseo alla voce, Luca Di Staso alla chitarra, Claudio Di Leo alla batteria, Claudio D'Oronzo al basso e Cosimo Orofino alle tastiere.